colori autunnali, diciamo così, per i vostri balconi e i vostri giardini. Ne parliamo dopo la sigla. Garden Italia Vasi, qualità, stile, passione. Allora, ormai è stagione di colori autunnali, quindi ci sono le violette del pensiero, le viole cornute, i ciclamini e tante altre fioriture eclatanti. Tra tutte queste fioriture, a me piace molto la discrezione dell'erica carnea, che è questa. È un'erica di tre colorazioni solitamente, cioè bianca, rossa e un rosino. Che viene solitamente utilizzata per ciotole o balconette o piccole bordure in terra piena in questo periodo. Noi l'abbiamo messa dentro una ciotola da 40 cm di color pietra, perché così va a richiamare il bianco che c'è dentro e fa contrasto con il rosso. Qui invece, in questo ovale festonato, le stesse eriche le ho messe in consociazione con la famosa Skinia japonica, che anche lei ha queste meravigliose fioriture. Questi qua sono ancora i boccioli, li terrà su per tutto l'inverno e in primavera questi fiorellini, questi bocciolini rossi, si apriranno con dei fiorellini bianchi molto profumati. Sono sempre verdi, quindi questa foglia lucida molto bella rimarrà su per tutto l'inverno e per tutte le varie stagioni. Della Skimmia ne avevamo già parlato, è una pianta che a me piace molto, è molto elegante perché ha un colore e una foglia molto bella. E messa in consociazione con l'erica potrebbe adornare i vostri balconi o gli ingressi di casa. Le ciotole di erica, anche se sono molto più grandi, sono sempre molto appariscenti. Sono delle piantine acidofile, per cui dovete usare per fare l'impianto del terriccio, quello per le azalee, per i rododendri, per le camelie. Ecco, anche le bromeliacee, quelle di casa, sono piante acidofile che gradiscono un pH basso del terreno. È una pianta da sottobosco, per cui sole diretto durante l'estate assolutamente è meglio evitarlo. Essendo piantina da sottobosco, perché c'è proprio anche l'erica che vedete quando andate a funghi, per esempio, che non è propriamente questa, però ci assomiglia molto, è bella schiacciata sotto sotto che sta lì con le felci e se la chiacchierano. Questa qua è un attimino più, diciamo, spavalda e più visibile. I suoi fiorellini sono raggruppati su ogni stelo, sono minuscoli in rosso, bianco e rosa. Si apriranno completamente e poi diventeranno marroncini. Quando diventano marroncini, perde tutti i fiori, però non buttatela via, perché da lì poi verranno fuori tutte le foglioline, che sono delle foglioline verdine piccolissime, molto carine. Che cosa fare di questa magnifica erica carnea? Bagnatela, tenetela sempre abbastanza umida, d'inverno, ed estate bagnatela un po' di più perché andrà a bere. Fertilizzazione, usate i fertilizzanti per le piante acidofile, evitate il ristagno e potete metterla anche in consociazione con le violettine, magari nella ciotola più grande, mettere al centro la vostra erica carnea e fare un giro di viole miste. Così facendo abbiamo delle belle composizioni che chiacchiereranno per tutto l'inverno fino a Natale e oltre, anzi, molto oltre.